Tornano a colpire i ladri nelle aree interne. L'ultimo furto consistente qui nel popoloso rione Cardito, ad Ariano Irpino, a farne le spese un commerciante del luogo. I malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione portando via oro e denaro dopo aver scassinato la cassaforte. La preoccupazione comprensibile della gente. Non voglio alimentare una grossa polemica, però manca la sorveglianza e innanzitutto dico allo Stato, incrementiamo un po' le pene, certe, non così che ho notizie da agenti di pubblica sicurezza che prendono i ladri, li portano al tribunale, arriva il giudice per preliminare e li lascia di nuovo in libertà, così non si può andare avanti. Pure a casa mia, 2 anni fa, a 7:30 la sera, noi, io e la moglie dentro e loro sopra. Però non hanno trovato niente perché sono povero. La vita comporta sempre gli opposti, bene e male. Quindi con il bene ci dobbiamo attrezzare per prendere quanto più è possibile. E per il male ci dobbiamo attrezzare 2 volte perché non devono succedere certe cose. Non si sta più tranquilli, ma addirittura con persone in casa e ad orari, cioè capito, le 7, le 8 di sera, c'è persone che si lavano, entrano dentro, si ritrovano, cioè con persone in casa. E morire, cioè, capito, non si sa come fare, o lasciare pure un figlio a casa da solo a studiare, non sai come fare. Bisogna, secondo me ci vogliono più controlli, qualcosa del genere, cioè più forze, capito, sul territorio che hanno paura, qualcosa del genere, devono trovare qualche soluzione.